allenamento. A voi Leonardo Pieraccioni! Ialdini! Ialdini! Guarda che bella foto! Ha detto, no, mi ha detto un andare piano! L'amico del... Ciao! Fingete entusiasmo! Fingete entusiasmo, entusiasmo! Ancora, ancora! No, mi ha detto di andare piano, mi ha detto l'amico della Steady di andare piano, sicché sì, forse ho esagerato. Fialdini, io lo voglio dire subito. Oddio. Io lo voglio dire subito. Che cosa vuoi? Andiamo, andiamo, vieni, ti porto. Dove mi porti? Ma non lo so, mi ha detto lui, oh, dove si deve andare? Prima facesti e poi... Aspetta, ma aspetta. Allora Fialdini... Sereno, respira. Fialdini... Io ho passato. Sì. Sì, buoni. Non ci si crede, ora è troppo entusiasmo, non ci si crede. Io ho passato 4 anni della mia vita a svegliarmi alle 4:15 per vederti la mattina a 1:00 che poi non ci ho capito nulla, ero rincoglionito perché alle 4:15 uno. Ora che finalmente sei nel pomeriggio. Mi vieni a trovare. No, non ti guardo, guardo un'altra. Ecco. No, scherzo, scherzo. Però è anche vero. È vero che t'ho vista, ti guardo tutti i pomeriggi, sei vestita tutta per benino, oggi ti hanno messo questa cosa da suora laica, non si capisce perché. Secondo te perché? Perché dovevo venire certo. Io. Vabbè, ma mica doveva venire Ceccherini, sono venuto io, non è che... Io invece, scusate, guarda, no, questa è una cosa meravigliosa, mi hanno messo le pecette alle scarpe. Mi hanno messo perché? Lo scotch perché... Fammi vedere il calzino. No, fammi il calzino, vedere, il calzino, fammi vedere il calzino. Ce l'ho, però c'è anche la pecetta perché non si deve vedere. Sono delle scarpe, ci ha regalato Capecchi che è il nostro manager. Sono delle scarpe di Pistoia ecco. Fatte a mano, però c'è la pubblicità, me l'hanno tappata. Guarda che il tuo rapporto con la moda poi lo indagheremo, eh. Vabbè. Prima voglio farti vedere un'altra cosa, perché ti vedo in forma. Come mai cammini che detto così, Leonardo? No, perché mi ha messo l'ansia il ragazzo della Steady. Mi ha detto, mi raccomando, cammina piano. Allora perché pianino, è vai. La prima ripresa che fo pianino. A casa mia. Prima lavoravo a Telepistoia. Adesso che va? Oh, è qui che capito? Va. Per cui, guarda, guarda che figo. Guardate che figo questo. Ecco. Leonardo, sì? Io lo so che tu sei un tipo che si tiene sempre in allenamento. Sì? Infatti ti sei comprato una bici. No, io ho una bicicletta con un aiuto, capito? È un po' viagrata, diciamo, perché... Perché? Perché praticamente è elettrica. Io sto in campagna con delle grandi salite. La scelta era fare la salita e morire oppure comprare una bicicletta che ti aiuti, che ti aiuti un pochino. La mia, per questo motivo, se io abitavo in pianura, se abitavo a Montecatini, metti, mi compravo la bicicletta normale. Invece, abitando laggiù, ho messo la bicicletta che un po' mi aiuta nella sofferenza. A parte, io credo, sostengo, che dopo i 50 anni, e a parte io ce ne ho 37... Dopo i 50 anni lo sport faccia un po' male. Vedo un po' sofferente, ma si può riprendere lo Steadicam? Perché no. Lo vedo proprio come dire, io speravo di essere già a casa, di fare l'entrata e basta, e invece lo vedo molto affaticato. Vediamo come ti tieni in allenamento. Questa è la cosa più pigra che fa Leonardo. Non si può far vedere come mi tengo. Non si può far vedere come mi tengo in allenamento di pomeriggio. Facciamolo vedere. Ce l'abbiamo? Eccolo là. Voilà. No, questo in realtà, guarda, c'è una spiegazione logica, perché c'era, stavo dipingendo lo scorrevole del cancello e ho pensato, ma invece di fare questo movimento che troppo poi faticoso. Alla fine potrebbe essere risultare troppo faticoso, se io mi fermo e faccio scorrere il cancello, capito? Andiamo, vieni. E ciò mi ha procurato soltanto... Il fatto che si è fulminato il motorino del cancello, perché avanti Andrea, il motorino mi ha lasciato. Voglio aiutare un attimo lo Steadicam, ce la fai? Te la tengo io. Te la tengo? Mi ha messo un'ansia. Accomodati.
Volevo salutare, io guardando sempre la tua trasmissione, sì, li riconosco. C'è qualcuno, c'è qualcuno che dorme qui, lo vedo proprio. Ce ne sono 3 o 4, qualcuno dorme anche durante, sicché cosa bisogna fare? Adesso bisogna stare attenti che quelli inquadrati dietro di me, fammi vedere l'inquadratura, guardatevi lì, mi raccomando, non mi fate fare la figuruccia che vi trovano abbioccati. Ecco, la signora brillantante, come ti chiami? Michela, ripigliati, dai, portiamogli una flebo o qualcosa. Ma secondo me si riprenderanno subito? Facciamogli vedere roba dannata a queste donne. Sì. Roba dannata. Dannata. Subito? Subito. Facciamola vedere. 20 secondi per presentarti. Allora, vai. Dunque, io vengo da Firenze, siccome sono piccino, mio papà e la mia mamma hanno detto te va a Sanremo solamente accompagnato dai cugino, eccolo qui, il Carlo Conti, e dai mio nonno che è il Novello Novelli. Molto bene. E nascono biondi, il sorriso stampato, e nascono e chiedono, e Marco è calato. Poi crescono sani a 3 mesi i dentini, noleggiano il ciuccio agli altri bambini. Dietro il castigo ci vogliono andare. Coro. Ai 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 ai, ai moia mai. Ai 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 ai, ai 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 ai. Si baciano in bocca, fai un foto modelli, catenine al collo e 16 anelli. Meraviglia. Un bambino. C'era un bambino, c'era anche... Questo è il periodo di Carlo Conti, l'avevo conosciuto da 6 o 7 anni. Carlo Conti, come tu sai, è presentatore extracomunitario. E l'ho conosciuto che faceva il presentare ai semafori. Pensa, ah, sì? Diceva sì, presento un bambino, presento un bambino, capito? Ha iniziato così. E l'hai lanciato tu allora? No, 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 io ho cercato di staccargli la luce alla lampada abbronzante, ma non mi è riuscito. E qui eravamo a San Scemo, cioè io sai che ho avuto sempre la voglia tuttora di, io sono, mi professo un cantautore mancato, io vorrei essere Biagio Antonacci come la famosa canzone, e cioè essere 30 kg meno, arrivare con la canottiera e dire ciao Milano, e Milano ti dice yeah, capito? Tipo, proviamo, ciao Roma! Bene, se fosse entrato Biagio Antonacci avrebbero accolto così, invece uno... E dire che gliel'avevo detto di alzarsi, no, perché entrare. Non ce la fanno, perché vedono insomma uno, non ce la fanno, no, alza qualcuno, no, diciamo la verità, c'è anche una spiacevolissima vertenza sindacale, perché loro sono attaccati con il Bostik, cioè non si può, diciamo la verità, loro non si possono alzare, c'è qualcuno che si porta il catetere da casa. Vedevo che allora, ti vedevi... Mi vedevo magro. Vestito bene, ma eri proprio vestito no, bene. Guarda, io so dove vuoi arrivare, Fialdini, ma te stasera, oggi con questo vestito... Ma io l'ho fatto per te. Non mi puoi prendere per essere all'altezza. Perché i miei amici, specialmente Conti, Panariello, questi due anziani, si prendono gioco di me perché dice che non mi vesto tanto bene. Però invece vorrei guarda come stasera... sei carino stasera. Bellissimo, dicono bellissimo. Questo vestito me l'ha imprestato Biagio Antonacci. C'è passato a comunione lui con questo vestito, capito? Sentite, mi mandate dalla regia un paio di foto di Leonardo alla moda? Quelle alla moda. Vabbè, alla moda, capirai, ora vediamo. Eccolo, una è questa. No. Vabbè, ragazzi. Gli orecchini ti donano. Qui la mia figliuola aveva appena aperto l'uovo di Pasqua, ci aveva trovato 2 orecchini e ha pensato bene di mettermeli, che però non è che faccio la mia porca figura, come la si dice. La seconda foto? La seconda foto, vediamo che cos'è. Stai a vedere la seconda foto. No, qui... Questo è, diciamo, il mio periodo
da blogger, capito? Da blogger. Fashion sì, blogger. Una specie di Chiara Ferragni di Noatri, di Scandicci. E volevo lanciare proprio la moda spazzatura, che invece non ha avuto grande successo. Però rivedendola ora e forse passando adesso su Rai 1, siamo in diretta, non registrata, sì, perché la vita no, in diretta diciamo in che è registrata, diciamo la verità. Cioè l'unico programma che millanta di essere in diretta invece sono le 5 di mattina, perché la Fialdini ragiona solo alle 5 di mattina. Il pomeriggio non capisce dov'è. Si interroga su dove cos'è. Quant'è che non vedi i tuoi amici? I miei amici, ma no, guarda, con Conti veramente siamo amici fraterni, per cui si è iniziato insieme. Lui mi veniva a prendere con la sua macchinina, lui è molto più grande di me, credo sia intorno ai 70-73. Mi veniva a prendere con Oddio, la sua... Oddio, questa cos'è? Con... Scusami, che cos'è? No, questa? Qui è una banda di deficienti che fuma il sigaro toscano quest'estate. C'è Monti, Masini, Conti dietro, c'è Caizzi e quello bello sulla sinistra con gli occhiali sono ovviamente io. Questa è quest'estate. Però lui mi veniva a prendere, come ti dicevo, che io non avevo la macchina perché avevo 17 anni, lui già 33. E mi veniva a prendere, ma non lo vedevo. Perché si metteva in una via della mattonaia, abitavo io a Firenze, c'era due lampioni nel mezzo e lui non aveva capito che per farsi vedere si doveva mettere sotto il lampione, lui si metteva invece nella parte scura e io vedevo, c'aveva una macchina nera, è lui per quello dentro, che poi si è messo macchina sotto una nera, lampada. Poi gli ho detto guarda spostati un pochino, la prossima volta mettiti sotto il lampione dove ci si mette spesso, lui c'ha una cucina chiacchierata di Poggi Bonsi. Che Carlo? Hai già capito che frequenta i lampioni. Sì, capito? Ah sì? Oh, mi dispiace. Però sono cose, non guarda. So. No, lì, qui, se vuoi, parliamo della cucina chiacchierata dei Conti, ma la trasmissione prende un'altra piega. No, senti, siccome abbiamo preparato... Lei prende sui 40-45 euro, ma la trasmissione prende un'altra piega. Senti, ma dimmi la verità, ce l'hai mandato tu su quel lettino dello psicanalista, chi? Carlo? Conti? Sì, ma me lo racconti dopo la pubblicità. Pubblicità. Guardate come l'ha ridotto, guardate! La vita in diretta, bella. Siamo insieme a Leonardo Pieraccioni. Guarda, io ti volevo dire una cosa. Io ho frequentato tanti studi, tante trasmissioni, ma un pubblico così intelligente non l'avevo mai trovato. Mai. È il nostro pubblico. Sai, c'è una vecchia battuta del cabaret. Se mi dite dove siete domani, vi rivengo a vedere. Questa è vecchia più della zia. Ci eravamo lasciati con Carlo Conti, sì, sul lettino da psicanalista. Ma sai che questa è dura, guarda che meraviglia, vedi? Qui perché lui si interrogava se fosse appunto italiano oppure no. E allora noi lo abbiamo cercato, insomma, di estradare. Questa è, tra l'altro, in un albergo Ancona, sai che abbiamo fatto uno spettacolo. Che è andato alla grande. Ma no, ma non è che è andato bellissimo alla grande. No, ma guarda, al di là dell'affetto incredibile, sai che nei palazzetti dello sport, quando fai uno spettacolo unico e riempirlo è già incredibile. Siamo andati 3 volte a Milano, abbiamo fatto 4 volte Livorno, ma abbiamo fatto 17 volte Firenze. Cioè, 17 io non credevo di avere tutti sti parenti, perché quando di solito, quando ho fatto gli spettacoli in teatri più piccolini, li riempivo anche di parenti, di amici. Ma guarda, è stata una cosa veramente. Poi sai, io ho sempre fatto cabaret, io poi ho smesso di fare cabaret e dal 95 ho iniziato a fare cinema perché non volevo privare il pubblico femminile di un sex symbol, no? Ho detto perché loro c'avevano Richard Gere, c'avevano Brad Pitt e io ho detto scendo in campo anch'io. Però è stato questo ritorno insieme a Panariello e Conti una cosa veramente, anche perché chi nasce teatrante rimarrà nell'anima teatrante, perché il teatro vuol dire anche l'ora prima quando vai in camerino, quegli odori, mangiare dopo tutti insieme, cioè è stato veramente... Vuol dire anche backstage, guardiamoci questo dietro le quinte. Vedi come te l'ho proprio appoggiata.
Firenze mi ha dato delle soddisfazioni, gioie e dolori, perché poi ho conosciuto anche quest'altri due, quindi diciamo eravamo partiti bene con Firenze e siamo andati a finire male. Non prendersi troppo sul serio e capire poi quali sono le cose importanti della vita, come ad esempio aver avuto la fortuna di incontrare strada facendo due zuzzurelloni. Zuzzurelloni era dall'83 che usa questa parola, zuzzurelloni. Ma perché non l'abbiamo intitolato lo show degli zuzzurelloni? Allora, solo ora mi sto accorgendo, chissà perché, che si sembra i tre dei Volo Vecchi, vero? Solo ora me ne sono accorto. Noi si potrebbe interpretare il Volo fra tre. Cioè, queste cose andrebbero fatte e non riviste. Perché quando uno si rivede, sai, una cosa quando c'avevo la giacchetta larga dell'inizio del primo filmato. Ma questo è proprio ma di adesso, a 50 anni siamo proprio tre grulli messi insieme, guarda. Però è anche il grande divertimento. L'unico problema che ho con Conti, forse lo sai, è che c'ha un bambino meraviglioso, Matteo, di 3 anni e mezzo, che però insidia un pochino la mia figliola. E diventare consuocero di Conti potrebbe essere una cosa veramente disdicevole. Infatti li tengo parecchio lontano, gli ho già detto a lei che se li ridà la manina, perché ogni tanto li vediamo andare via nel giardino manina nella manina. Ma che bello, ven via, bello! Ma che bello, il figliolo del Conti che porta via la mia figliola, è una roba che non si può fare. Tu mi insegni? Io gliel'ho detto, amore, se gli dai la manina a Matteo, vi piglio le manine e tic, le rompo tutte. Allora due. Tu mi provochi. Perché? Eccola lì, brava la regia che mi segue, tu questo, mi provochi. No, questo è un dettaglio. Cos'è? Allora, la mia figliola viene in camera, io stavo quasi per dormire perché quella andrebbe avanti fino alle 3 di notte, e mi dice, babbo, dobbiamo fare un dettato, mi detti qualcosa. E tu la prima cosa che mi è venuto in mente è il mio babbo è molto bello, molto simpatico, e se io mi fidanzo, lui mi comprerà il motorino e potrò anche bere il rum a 14 anni. Per cui questa lei l'ha già depositato dal notaio. Sì. Però guarda, lo sai cosa dicevo nello spettacolo? Dicevo sto scherzando, è un prototipo, il babbo è geloso della figlia. Nello spettacolo dicevo questa battuta, è una battuta, la dico perché non si capisce subito, e dicevo lei farà tutte quelle cose che fate voi donne, si fidanzerà a 15 anni e verrà a trovare il babbo in galera. Sei capita? Sei capita. Leonardo, tu mi insegni, sì, perché ce lo ripeti talvolta in alcuni tuoi film, dove guardi dall'altra parte? No, perché ti stai avvicinando sempre qua di più. Sì, attenzione, attenzione Fialdini, perché sai, qui gente di Toscana si butta a capofitto dopo, Occhio. Sei fidanzata, Fialdini? Mamma mia! Sei fidanzata? Ma chi può dirlo? Dillo te, se non tu lo dici te, e chi lo può dirlo? E chi lo dice? E lo dice lui! Lo dice lui! Attenzione! Colpo di scena! È fidanzata? No. Deve essere il fidanzato lui, secondo me. L'ha detto, ha avuto questo imbarazzo. Dimmi, Fialdini. Allora, arriviamo subito al punto. Al sodo. Tu che sei riuscito ad avere delle donne bellissime nei tuoi film. Perché? Ma soprattutto. Io vo via, guarda, io vo dalla D'Urso, io vo dalla D'Urso perché veramente. No. No, vi prendete gioco di me. Vi prendete gioco di me. No. Ma perché l'altra domanda che ti volevo fare era non questa. Non me l'avrebbe fatta lei. No, hai detto, come dire, come mai uno come te. Cosa cerca Pieraccioni in una donna, in tre parole? Il telefono, il numero di telefono. Io cerco quello. Una volta avuto il numero di telefono, io insisto, e nell'insistenza ci scappa sempre un figliolo, due figlioli. No, cerco, guarda, non è quello che cerco io, perché io ho avuto la fortuna di incontrare sempre delle donne particolarmente simpatiche, belle e intelligenti. E al di là della bellezza, sono quello che loro cercherebbero in me e non c'è. Non trovano.
Non c'è o non lo trovano? Non lo trovano perché forse, guarda, non lo so, è un momento della mia vita che ora qui veramente la trasmissione prende un'altra piega, mi sto proprio interrogando su ciò. Bisogna stare dritti perché si sta tutti gobboni, poi la mia mamma mi chiama, ma visto, e dice solo una cosa, sì ma tu sei stato tutto gobboni. Anche la mia. Capito? Vedi, cioè, non gliene frega nulla di quello che dico alla mia mamma, dice solamente sì, però tu sei grasso, mi dice alla televisione, tu sei grasso. Stai scrivendo un nuovo film? Sì. Sarà un soggetto diverso, ti stai preparando, dovrai dimagrire. È la storia di una conduttrice che ha sempre lavorato di mattina presto e che come gli fanno credere che il pomeriggio sia la mattina, per cui lei, come certe galline che ha visto che non sanno se è giorno o... Come una gallina, mi hai dato della gallina. No, si intitola proprio come una gallina, capito? Sta sveglia tutto il giorno e non sa né dov'è, ma soprattutto non sa se è fidanzata o no. Aia, aia. Sai cosa ti dico? C'è una bionda là. C'è una bionda là. C'è una biondona. Io non verrò a vederlo questo film. Devi venire anche perché tu sei la protagonista. Te lo volevo dire proprio in diretta. Ora devo parlare col tuo agente, che tanto è anche il mio. Ci mettiamo d'accordo con... La vogliamo vedere questa clip? Ci sì. Salutiamo così? Sì, io direi di... Non so che sia, ma direi di sì. Va bene, allora vai con questa cosa dei laureati. Allora ragazzi, è tutto chiaro? Chi arriva ultimo, fagli il conto, va bene? Cameriere, 1, 2, 3, via, e noi si parte. 1, 2, 3, via! Quant'è? 198. Giusto. No, solo contanti. Vabbè. Faccio un banco, guarda. Se mi fermo, mi freddo. Eccole. 200 euro. Tieni pure la testa. Grazie. Oh, le mani addosso, no? Guarda questo, le mani addosso. Le mani addosso no. Addosso mai. Le mani addosso mai. Questo era un fantastico video, hai girato a Arezzo, che è meravigliosa. Arezzo è meravigliosa. La Tosca, l'Italia film è meravigliosa dove lo tutta. Il prossimo film. A me piacerebbe girarlo nel Mugello. Perché no, sembra una battuta, lei ha riso, ha detto non esiste, esiste ed è un posto meraviglioso che non ho frequentato, mi piacerebbe girarlo, Borgo San Lorenzo, Scarperia, anche perché il sabato, sai, il sabato si fa orario ridotto, si finisce alle 1, se lo giro a Borgo San Lorenzo alle 1 finisco, alle 1:20 sono a casa, sicché sarebbe meraviglioso anche per questo motivo. Evviva il nostro talentuosissimo e pigrissimo talento toscano Leonardo Piccioni. Grazie.